Molti, come abbiamo fatto adesso, devono fare anche dei discorsi, no? Fanno per esempio delle conferenze stampa, politici che fanno conferenze stampa, che ne so, chi è che può fare una conferenza stampa in Italia? Poliziotti, carabinieri, antimafia, ci sono anche gli allenatori, allenatori di calcio, allenatori di basket, ricordo le famose conferenze stampa di Trapattoni, no? Chi è che se lo ricorda? Strunz, Strunz, queste cose qua. Praticamente, Luca, non so se tu sai chi è Gianmarco Pozzecco, un ex, non so se sai chi è esattamente. No. No, vabbè. Te lo dico io, un ex giocatore di pallacanestro. Quindi, io non seguo molto il basket. Ecco, praticamente è un ex giocatore di pallacanestro della Serie A che ha fatto, che sta facendo sta nuova avventura dell'allenatore. Come un po' Seedorf che va a allenare Milan prima di essere un giocatore. Ebbene, ha fatto una dichiarazione molto importante, che tra poco andiamo a sentire, una dichiarazione tranquilla, perché lui è un uomo pacato, lui è sempre stato un uomo pacato durante i suoi discorsi, durante... Immagino che sarà tutto l'opposto. Sì, no, no, ma veramente, è un discorso pacato e io ve lo, come si può dire, ve lo suggerisco di ascoltare attentamente, perché lui è una persona tranquilla. Sentiamo, sentiamo. Se mi permetti, prima devo dire una... devo commentare quello che è successo a fine gara. Sì. Prima però devo fare una piccola premessa, che è doverosa. Fare sì. Complimenti a tutti i giocatori di Fiorentina che hanno giocato una partita, secondo me, straordinaria. Mettendoci qua, mettendoci l'anima e ottenendo, secondo me, il massimo, o bravo. Quasi. Giusto, sportivo, giustamente. Quindi, la vittoria di Fiorentino è probabilmente meritata. Eh beh, certo. Faccio i complimenti ai ragazzi. Bravo. A quelli che sono scesi in campo. Eh. La seconda cosa che mi riempie d'orgoglio è che ho dei ragazzi favolosi e che anche oggi, di fronte a una squadra che secondo me ha giocato una pallacanestro stellare, finendo col 44% da tre punti, segnando un canestro con Guarino, coglioni. Quindi come coglioni? Ragazzi, è tranquillo. Dopo un viaggio ieri abbastanza faticoso, scendere in campo oggi e arrivare vicino alla vittoria, penso che non possa essere gratis dal primo all'ultimo che sono sceso in campo spendendo enormi energie. Certo. Vedi, tranquillo. Ed è un insegnamento di vita questo, che io mi permetto, mi permetto di insegnare. Sì. Perché ride? Perché? Perché penso di avere di aver ricevuto nella mia carriera enorme testate di stima, non ultimo. Tranne con Milano. Per un motivo semplice. Sì. E banale. Mm. Perché ho sempre rispettato il mio avversario. Tranne Milano. Tranne ho sempre cercato di sconfiggerlo, ma in modo leale. Tranne Milano. Ripetiamo. E quando ho vinto, ho festeggiato. Mai permettendomi di infierire sullo sconfitto. Tranne Milano. E quando ho perso, sì, sono sempre uscito a testa alta. Beh, giusto. E la maggior parte delle volte, proprio perché sono fatto così, sì, ho subito dell'enorme comprensione e solidarietà. Che io sono disposto sempre a regalare quando vinco. Giusto. Perché so quanto cazzo dia fastidio perdere. E non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto quando io perdo, perché mi tirano i coglioni. No, calmo Pozzecco, Pozzeccone, ma dove va? Se ne va via. Mi salutate. Pozzecco, ma no, scusa, noi non abbiamo la volta con lui in campo, che cosa è successo?
Ma povero Ma da che era Pozzecone. tranquillo, a che a un certo punto si è incazzato sulla fine. Esatto, poverino, ma dai, mi fa pena, povero Pozzecco, dai, te l'ho detto che era tranquillo, poi ad un certo Si è punto incazzato si è così. incazzato così, va bene, povero.